Ora la parola al professor Formigoni dello IULM di Milano. Grazie. Grazie agli organizzatori per l'invito e grazie al professor De Maillet per questa bella relazione che io tenterò semplicemente di commentare su alcuni punti che mi hanno particolarmente interessato. Cominciando però col dire che mi scuso di parlare in italiano, ma il professor De Maillet capisce bene l'italiano per quello che possiamo permettercelo. E cominciando anche col dire che la relazione è stata molto ricca anche dal punto di vista di informazioni nuove e di spunti di ricerca molto interessanti, e di questo siamo grati al professor De Maillet. Volevo fare quattro brevi osservazioni. La prima è che questa ricerca, questi spunti di ricerca che lui ci ha presentato anche modestamente come provvisori, sono molto interessanti in quanto ci mostrano in modo molto dettagliato come funzionano o come funzionavano le reti transnazionali all'interno appunto di un orizzonte come quello del cattolicesimo europeo. Perché noi a volte abbiamo la percezione che queste reti esistessero, la letteratura è piena di riferimenti al fatto che ci fossero questi legami, abbiamo avuto lavori che hanno insistito su questo punto, ma quando poi si va a scavare in termini conoscitivi più dettagliati, noi siamo anche messi di fronte alla constatazione che queste reti erano reti anche faticose, erano reti in cui c'erano degli elementi che magari facevano portare avanti molti progetti, ma anche poi spesso questi progetti non riuscivano a realizzarsi, per esempio il fatto che non si fosse mai creata una vera e propria organizzazione transnazionale, pur essendoci appunto questa serie di contatti. Il fatto che appunto per molto tempo De Maillet ci dicesse Toniolo rimase invisibile al di fuori dell'Italia ci fa anche vedere come appunto i contatti erano anche sporadici, erano anche faticosi, ci fa vedere come fosse importante l'esistenza di alcuni intermediari. Quelli citati appunto sono molto importanti, Georges Guyot per esempio, che con Toniolo aveva rapporti molto stretti, Claude Jeannet e altri, e il fatto appunto che questi intermediari fossero più presenti in alcune aree geografiche e linguistiche che altre, poi è un altro dato che è emerso molto bene da questa relazione. In qualche modo però quella contraddizione che sembra emergere dalla sua relazione, cioè il fatto che dopo una certa epoca Toniolo diventasse in qualche modo un punto di riferimento già quasi mitico, lui ha parlato di una beatificazione ante litteram della figura di Toniolo nel movimento cattolico europeo, è un altro dato interessante perché in qualche misura ci fa tornare sulla constatazione che le reti funzionano anche su argomenti spesso mitici, più che non contatti reali, più che non scambi, citazioni, riferimenti precisi. Il mito è un elemento importante tanto quanto la conoscenza specifica e diretta, e questo per esempio è molto interessante anche rispetto alla constatazione che in Italia molte esperienze di movimenti cattolici europei appunto erano conosciuti più per l'aspetto mitico che non per la loro concreta esperienza e dimostrazione, ma questo da storici lo dobbiamo valorizzare, non è un elemento appunto che depotenzia questa constatazione. Una seconda rapida riflessione. De Maillet ha sottolineato come in qualche modo la riflessione teorica di Toniolo, il Toniolo studioso, fosse molto meno presente che non il Toniolo
operatore, il toniolo mediatore, il toniolo. E questo è un elemento appunto su cui forse si può riflettere. Già lui anticipava alcune possibili spiegazioni, l'elemento linguistico indubbiamente conta in questa direzione. Forse un'altra spiegazione banale, ma non del tutto marginale, potrebbe anche essere che la riflessione teorica del toniolo economista è inizialmente piuttosto sporadica nei primi anni, non viene consegnata ad opere consolidate, sarà solo poi il Trattato economico-sociale appunto nei primi anni del Novecento che ne farà insomma un teorico di primo livello. Nella esperienza stessa della partecipazione al Movimento Cattolico Italiano, Toniolo nei primi anni tende ad essere molto prudente anche per ragioni legate alla sua collocazione universitaria. I primi scritti sulla riviste della opera dei congressi appaiono anonimi, insomma, quindi probabilmente c'è un certo ritardo nella percezione dell'importanza della riflessione teorica di Toniolo, che potrebbe essere uno degli elementi che spiega questo discorso. Però forse poi si può anche fare, cioè aprire un interrogativo, che potrebbe essere questo. Toniolo era un uomo fortemente convinto della importanza delle idee. No, c'era una frase che, sua famosa, che mi sono annotato: l'ordine delle idee regge quello dei fatti, che non è una espressione, come dire, leggera. Quanto però anche rispetto, per esempio, alla storia dell'esperienza del cattolicesimo italiano contasse la sua riflessione teorica più che non la sua esperienza pratica, è una bella domanda su cui potremmo ragionare, credo. Toniolo era persona che ha fatto una battaglia duratura per sollecitare il cattolicesimo italiano a essere attento alle dimensioni culturali, scientifiche, no? La sua proposta dell'Unione Cattolica per gli Studi Sociali in ogni momento richiamava questo mondo che era magari un mondo non particolarmente attento a questa dimensione, all'importanza dell'idea, all'importanza della riflessione scientifica, alla comunicazione tra ambito culturale e ambito operativo. Anche rispetto al Movimento Cattolico Italiano, oltre a quello che ci diceva rispetto all'orizzonte europeo, non so quanto questa sua battaglia soggettivamente molto forte fu una battaglia vincente. E questa sarebbe una bella domanda in cui probabilmente anche qualche riflessione poi del pomeriggio o delle altre relazioni successive di questa mattinata ci aiuterà a riflettere. Terza rapida riflessione, credo che conti nel tentare di spiegare ulteriormente il paradosso che in qualche modo metteva in luce la relazione che abbiamo ascoltato, anche la constatazione della discrasia dell'esperienza italiana rispetto a molte esperienze europee, soprattutto rispetto al rapporto tra movimento sociale cattolico e politica. Sappiamo che l'Italia vive una condizione diversa e questo porta anche a far sì che molte riflessioni che in Europa, per esempio in Belgio, per esempio in Francia o anche in Germania sono anticipate nei primi anni 90, appunto la citazione di Helmut che faceva De Maeyer parla di un dibattito sulla democrazia cristiana già in termini molto avanzati, in termini politici, in Italia invece arrivano dopo e arrivano anche circonfusi, come sappiamo, no, di una cautela rispetto alla quale la depoliticizzazione del concetto di democrazia cristiana pesa ancora di più, al di là delle intenzioni stesse di Toniolo per trovare una mediazione appunto con gli assetti ecclesiastici. In Italia non viviamo quel dibattito europeo sulla trasformazione progressiva dei partiti cattolici in partiti di democrazia cristiana, per usare la formula di Jean Mayer, che avviene appunto a cavallo del secolo in parecchi paesi europei, e questo conta nel senso di appunto anche rispetto alla riflessione di Toniolo, che appunto non è sulla stessa lunghezza d'onda di quelle di molti altri paesi europei. Un'ultima breve riflessione è legata forse a una piccola integrazione che si potrebbe fare alla bella relazione di De Maeyer sul tema
dei contatti che Toniolo ottenne a livello europeo sulla questione del diritto internazionale. Toniolo, soprattutto verso la fine della sua vita, si occupò molto di questi aspetti, oltre a quelli appunto legati alla battaglia del movimento sociale cattolico. Tentò di costruire reti per realizzare quella che lui interpretava come un'associazione, una grande associazione internazionale legata alla sua riflessione sul quadro organico gerarchico delle forme della convivenza, in cui naturalmente avrebbe visto la Chiesa Cattolica e il Papato come un ruolo di garanzia in questa grande associazione internazionale. E ci sono dei contatti testimoniati anche da alcuni documenti che sono stati poi pubblicati in Italia nel dopoguerra, in questo volumetto da parte di Monsignor Anichini, che appunto non a caso dopo il 45 tornava a segnalare questa presenza di contatti sul tema del diritto internazionale, dell'arbitrato, delle forme di collaborazione tra le nazioni, che erano molto consone a quella visione patriottica, ma anche appunto di un nazionalismo moderato, disposto a collaborazioni internazionali che Toniolo sosteneva molto. E naturalmente poi questi contatti, e qui torniamo su un punto che efficacemente De Maeyer ci ha sottolineato, erano ancora prevalentemente nella direzione dell'area franco-belga-svizzera, anzi al momento della Prima Guerra Mondiale questo si tramutò addirittura nella ipotesi che Toniolo faceva di una collaborazione delle genti latine contro il militarismo tedesco degli imperi centrali, che era un altro mito insomma molto diffuso in quell'epoca. E questo quindi è semplicemente un'altra piccola sottolineatura che rafforza quello che De Maeyer ci ha molto efficacemente detto. Vi ringrazio. Ringrazio i nostri relatori per oltre per quello che ci hanno detto, naturalmente, che è più importante, ma anche per il pieno rispetto dei tempi che ci eravamo dati, e vi invito ora ad una breve pausa.